E buon venerdì a tutti, qui da Sold Out, Radio Fragola 104.5 e 104.8. Come sempre, ma non sempre, perché adesso vi avviseremo di una cosa importante. Al mio fianco il buon Alan Viezoli. Ma buongiorno Giuliano, buongiorno a tutti gli ascoltatori, come stai? Io bene, tu? Sì, tutto bene, tutto a posto, quasi oh. in partenza. Così. Ecco, di fatti, eh. tu sei pronto con le valigie, già sei, già ti vedo con le tue schifezze solite che ti semagni quando vai all'estero. Esatto. Perché mi stai per partire per Berlino. Eh già, sì, proprio così. Si parte il 10 e si va alla Berlinale, che quest'anno dura un po' di meno, ci sarà... Però in presenza. In presenza, esatto. L'anno scorso con... te le sei viste in Pantofole, quest'anno fortunatamente ri riandate. riandata. Esatto, quest'anno solo... riandiamo, sarà un po' più problematico perché ci saranno mille controlli, mille cose di cui vi parlerò ovviamente da lì e, e quindi niente, insomma, ci, si riparte con questa avventura e noi faremo un paio di puntate speciali. Paio di puntate, poi la, la settimana successiva, insomma, non, eh, andremo in onda anche con uno specialone, insomma, esatto. sul Suberlino. Su Ci porterai direttamente il presidente di giuria, mi hai detto, no? E sì, beh, è più facile che vi porti il, il direttore artistico del festival, che è un italiano, si parla meglio con lui. Chi è? Chi è? è Carlo Chatrian. Ah sì? Ah sì. Oh. Uh -huh. ah, va bene. <ride> allora, le eh sì, esatto. no, se, vuoi, allora se, se era un trucco per, per cogliermi in fallo, so anche chi è il presidente di giuria, <ride> che è Night Shyamalan, per cui se vuoi posso provare a portartelo, ma di solito lui è uno che all'ultimo ti fa un colpo di scena e, e ti mette in discussione tutto quello che hai... Che hai pensato fino a quel momento Ho capito, molto carino quindi Sì, decisamente Va bene Invece hanno le idee chiarissime I due ospiti che abbiamo qua di fronte Due, veramente due amici eh, Vabbè, uno amico da Ormai lo dico tutte le volte, sono scemo io. Da un po', sì Quanto sarà? Boom primi eh, anni in 70, eh, no, eh, no siamo, siamo là perché ormai sono, siamo arrivati a, a, a X. Noi abbiamo più amici tuoi anni di amicizia che non la tua età, caro Marco Palazzoni. Benissimo. E <ride> così. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Fulvio Falzarano, in qualità oggi di direttore artistico di Hangar Teatri e Marco Palazzoni, il tutto di Hangar Teatri, dai. Allora, parlatevi col microfono vicino, che così ve lo passate Buongiorno e, a e tutti. riusciamo anche a sentirvi bene. Scusatemi, ma ieri in una diretta che abbiamo fatto con i ragazzi di Stone Wars hanno distrutto le, le strutture di supporto ai microfoni e eh, niente, sono in riparazione. Bene, per... ma ci si sente no? Sì, benissimo, no, 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 si sente benissimo e tutto quanto. Allora, ehm, oggi parliamo, eh, facciamo un, un piccolo riassunto di quello che è stata la conferenza stampa di presentazione delle nuove collaborazioni culturali con la Slovenia e poi il proseguimento della stagione del Mondo Nuovo che si è svolto martedì scorso proprio ad Ancar Teatri. Quindi questo è un po' il racconto. Quindi ci sarà un proseguo di quello che sono le attività da qui, a Dimmelo Te Marco. Eh, sì, abbiamo presentato questa seconda parte della stagione di Mondo Nuovo, eh, questo titolo che abbiamo scelto per questa annata di rinizio con difficoltà, questo. Eh, questo programma che avevamo presentato fino a dicembre continua per fortuna fino a maggio perché siamo ancora qua però lottando. Marco scusa se ti interrompo però eh, parlando prima della diretta insomma una notizia buona una notizia bella è che la gente sta finalmente tornando a teatro dai diciamolo questo sì sì sì, sì stiamo siamo riusciti comunque a fare degli eventi eh, costantemente da ottobre a dicembre ma a fine ogni... novembre è stata molto molto difficile per via del, dell'aumento dei casi Claro, ogni, tanto, con... anche, ogni tanto anche magari nel, nella compagnia qualcuno cade per cui di conseguenza lo spettacolo ha maggior ragione per il pubblico, sì. però. E adesso con gennaio stiamo vedendo dei miglioramenti, diciamo, ogni tanto qualche spettacolo salta, per via di ragioni note, però la programmazione sta procedendo e il pubblico è affezionato e grazie anche a queste nuove collaborazioni c'è un, un, un afflusso nuovo di, di diversi tipi di pubblici, che alla fine è il nostro obiettivo. Ma voi volete far concorrenza al Teatro Sloveno? O... No, noi non facciamo concorrenza a nessuno, diamo dei... Non ah, scherzando. <ride> no, nel senso diamo dei... I spunti... nostri amici, perché tu lo sai, insomma, sì, ragazzi... Sì. Del, del, del Abbiamo tempo. fatto per anni il festival eh, al infatti. Teatro Sloveno, solo la pandemia l'ha portato in strada, ecco. Mm -hmm. <ride> E, sì, cerchiamo di ampliare il nostro pubblico e mescolare i pubblici, appunto, anche che di solito vanno in altri luoghi o che non vanno per niente a teatro, che questo è uno dei grandi obiettivi, con uh, delle iniziative o dei um, progetti trasversali che attraversano le, la stagione o le stagioni, perché alcuni durano più anni. Quest'anno una delle grandi novità che, a cui lavoravamo da, da un po' è quella di aprirci ancora di più al mondo appunto sloveno. Con vari eventi, varie tipologie di eventi, tra cui una collaborazione musicale con il noto club di Lubiana che si chiama Kino Sciska. Per chi conosce, è un grande club dove ci sono circa 800-900 posti. e eh, dove transitano a Lubiana dei, dei gruppi anche molto conosciuti eh, di fama internazionale, e siamo riusciti, contattandoli, incontrandoci con tutte le difficoltà del caso, a programmare quattro eventi iniziali. Di cui il primo si terrà a, a febbraio con questo gruppo di capodistria che si chiamano Pantaloons, che si ehm, poi unirà anche con i Techno Vikings, che sono un gruppo appunto. Eh, misto tra Triestini, Sloveni e Croati. Dunque, eh, quello che cercheremo di fare è fare almeno un appuntamento al mese di musica diciamo internazionale, perché poi, grazie al Kino Shiska, che ha molti progetti, perché sono molto forti anche nella progettazione europea, ha dei progetti che portano delle band anche semi sconosciute, ma di giovani promettenti a Lubiana, che dunque potranno transitare anche all'Angar Teatri. Quindi è fantastico, nel senso che loro hanno una, una, una data a Lubiana, poi magari vengono qui a Trieste sì, a sì. presentare. Insomma, poi c'è sta stato anche l'ampliamento ad Angar Teatri, per cui in, in, nei concerti c'è la possibilità di, di avere più posti. Anche, sì, per cui... sì. siamo in fase di definizione, ma questo è l'obiettivo, nel senso che per i concerti vengono tolte tutte le sedie, esatto. il, la pedana diventa il palco per... Eh, i musicisti e tutto il pubblico in piedi possiamo ospitare fino a 200 persone eh, tutto questo era stato pensato appunto per far partire collaborazioni di concerti un pochino più importanti come questi e a Trieste manca tantissimo perché comunque eh, non ci sono più spazi dove, dove, dove ascoltare la musica sì, abbiamo fatto tutti dei lavori di insonorizzazione per permettere lo svolgimento appunto di questo, di questo progetto e non disturbare i vicini ecco questo è un punto <ride> fondamentale visto che siamo in mezzo ai ai palazzoni, appunto, <ride> quanti parenti hai da vicino? Ma, eh, siamo pochissimi in Italia, ma lì vicino è anche pieno, sì. Senti, prima che vai avanti, insomma, una, 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 un, un attimo di, di, di pensiero con, con Fulvio. Nel senso che anzi, ra raccontiamo sì. anche un po' la tua esperienza, nel senso che tu a un certo punto eh, ti sei avvicinato a. A Marco, eh sì, a Valentina, insomma, a Elena, a tutti gli altri, insomma, per dare la tua, la tua vastissima eh, esperienza. Bah, e, varia più che vasta. <ride> varia e variegata. No, eh, ormai sono passati quasi tre io, anni. Se vuoi o... parliamo un po' della tua biografia, insomma, c'è cioè qualcosina l'hai fatta. No, dai. certo, no, no, adesso senza farsi modesti, ma... E tutto è iniziato con una richiesta da parte di Marco e dell'Hanger per una regia di un piccolo giallo sul tema Ferriera di un'autrice locale e da lì è iniziata una collaborazione nel tempo. Io, certo, questa definizione di direzione artistica è una cosa eh, che mi... Se, mi, mi mh, non dico che mi sia stretta, però è una cosa che io mh, vedo in un certo modo, nel senso che eh, sì, direzione artistica è un po' eh, donare, io ho detto anche alla conferenza stampa, alla conferenza stampa ho detto che ho sposato un po' la causa, no? certo. ma è, è la verità, perché dopo l'esperienza di quella mh, piccola regia che ha tra l'altro coinvolto tutti loro dell'Hangar, mi sono sentito uh, di appartenere un po' a, a quello spazio, un po' per, per, eh, diciamo, per affinità e, e un po' anche per eh, eh, aver trovato dopo, dopo tantissimo tempo che io eh, frequentando Teatri, teatri stabili anche a Trieste, io mi sono trovato in una situazione diciamo non da scritturato: fai il tuo lavoro e te ne vai. È una situazione in cui potevo dare il mio apporto in maniera costruttiva. e Quello che ho pensato è che, eh, sai, per problemi eh, di vario genere, le contribuzioni, cioè tutto quello che è. Eh, i contributi che danno agli spazi ormai consolidati, alle istituzioni, e, ecco fanno sì che ci siano eh, vari settori in cui uno opera come direzione artistica, come amministrazione, come organizzazione, come eh, corpo attoriale, e, insomma, eh, loro sono costretti a fare tutto <ride> e senza senza, senza avere la possibilità di, eh, come dire, eh, eh, riuscire a, ad avere un, una, una sezione separata e che possa dare. Per tutti quanti, una facilità nel proprio lavoro, ecco. Uh, non so se mi sono espresso bene, ma non credo. Comunque, avete capito, <ride> e... no, no, Alan. L'hai capito? Ho capito. <ride> sì, sì, sì ah, no, ah, se, se l'ha capito cioè, Alan, guarda se va posto In questo là, cioè. senso, <ride> eh, se tutti fanno tutto, c'è bisogno di coadiuvare un po' il lavoro, chiaro, ecco. E eh, quindi eh, il mio apporto in questo senso è eh, ecco. Mh, ho trovato che fosse un po' costruttivo, ecco, uh, aggiustare un po' il tiro e, e dare quello che io. Ho da dare ecco Chiaro, eh, ma è fondamentale Fulvio nel senso che comunque a un certo punto viene eh, passare un po la palla eh, e sì. eh, insegnare a come passarla bene insomma è quello poi il discorso nel senso che eh, come i nostri maestri hanno insegnato a noi noi eh, dobbiamo in qualche modo ridare insomma sì eh, certo è una cosa che in qualche modo cioè non è che eh, io sono generoso e basta in no. questo senso ne, cioè è anche, è anche è... uno spazio che offrirà e che offre e che ha già offerto anche a me delle possibilità di confronto, di... Di azione di, di, di lavoro, io, io ho intenzione ah. di lavorare ancora quei 50 anni. Esatto, che io mi freddo, cioè, poi esempio, eh, cavolo. Insomma, <ride> le, le nostre pensioni, sai, non sono così. Non esiste, io l'ho fatto i controlli, bisogna... sai. Io la pensione è minima, cioè nonostante abbia pagato centinaia di migliaia di euro di, di, di partita IVA, ma io ho sempre minima. Starò esatto. eh, esattamente. Quindi andiamo Ed avanti è un così. po' questo, ecco. <ride> uh, al di là di poi dei programmi, ovviamente che io ho avallato, condiviso. E e scelto eh, però insomma questo, il mio apporto è un po' questo come senso di direzione artistica aggiustare il tiro ecco, capire un po come con la mia esperienza quello che, che ho da dare per per eh, riuscire anche a, 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 a proporre un'esportazione un del lavoro Chiaro, chiaro. No, ma poi la cosa bella, magari io mi ritrovo qua in questo momento in radio a dover lavorare, a dover lavorare su determinate situazioni, ma lavorare tantissimo anche con dei giovani che mi danno tantissimo a me, nel senso che come io, io cerco di dare la mia esperienza, ma loro in cambio mi danno idee, cioè mi danno contributi che, eh, che io non ho. Insomma. Allora, se ti, posso abbiamo, aggiungere... ti abbiamo spiazzato, nel no. senso, anzi, ti abbiamo escluso proprio <ride> da ogni nostro argomento. No, se posso aggiungere una cosa, quello che un, un po' ci accomuna, e che cioè, almeno per me parlo, diciamo no, non per tutti, ma per me, ma penso che valga anche per gli altri di Hangar cioè, eh, Noi ci teniamo molto in generale a mettere attenzione e, e un interesse particolare a quello che si fa. Che nella fretta, nella corsa di tutti i giorni della nostra quotidianità, non è una cosa scontata. E questo conoscendo pian pianino, ma diciamo sin da subito perché lo avevamo visto in un lavoro che aveva fatto al museo Enriquez, cioè, eh, Fulvio si contraddistingue abbastanza evidentemente per mettere molto, molto attenzione e, ed avere tantissimo interesse a quello che fa. Cioè, eh, per noi è una questione oltre che di conformazione, perché la nostra esperienza. Passata, è questa è una, una questione anche di sopravvivenza, cioè, se noi non facciamo le cose con questo tipo di attenzione e di interesse verso eh, il prodotto singolo, che sia la programmazione o che sia la nostra produzione, non abbiamo molte possibilità di sopravvivere in futuro. In questo ci siamo molto trovati in una maniera naturale. E ci sono mille difficoltà, come ha appena detto Fulvio, però l'obiettivo è abbastanza chiaro, cioè non fare le cose tanto per, o per sopravvivere, ma perché noi ci teniamo. Molti di noi avevano altre vite e hanno scelto questa cosa perché è quello che vogliamo fare, perché ha vari significati sia per noi artisticamente che socialmente ci potrebbe parlare ore nel senso anche mm. Hangar vuol diventare un centro culturale de, di un certo tipo che aiuti le persone anche in questi momenti difficili ma anche nei prossimi o eh, a prescindere dalla pandemia cioè incontrarsi intorno alla cultura con dei prodotti che le persone hanno creato con molto eh, tempo e sforzo e che vogliono dire qualcosa e vogliamo passarle e avere uno scambio con, le, con il pubblico ho riassunto molti argomenti in uno ma ci tenevo a dire che è stato un incontro che non ha avuto nessun tipo di forzamento perché su diverse cose la pensiamo simile, sul la, nocciolo del lavoro. ecco. Ah, riassumo con il lavoro premia sempre, nel senso che le attenzioni e poi Fulvio veramente a vent'anni era così, eh, nel senso che comunque sai quanto rompeva le palle sui <ride> testi, sulle cose, ma questa non si dovrebbe scrivere così, mi dovrebbe fa è giusto. Cioè, fa la differenza. Cioè è giusto, la... veramente ti fa la differenza. Secondo su quello noi che. Sì, sì. Eh, ci, ci vuole esperienza e eh, ci vogliono anni per poi capire alcune cose, ma di base l'intenzione è quella perché uno se la sente, non è che è imposta. E eh, Fulvio, da anni probabilmente, da sempre eh, ce l'ha innata questa cosa. E certo. eh, voi avete fatto la scelta migliore, secondo me. <ride> <voi. ride> ci siamo autoscelti. <ride> è vero, no, quello che ho detto. Um approssimativa e malamente prima è un po questo il eh, hangar teatri non è soltanto esclusivamente uno spazio che produce o, o ospita eh, situazioni teatrali prettamente teatrali e basta eh, già di per sé è uno spazio aggregante e, e mh, tiene conto di, di, di una eh, di, di, mh, è uno spazio, un, un, una realtà di quartiere molto viva e quindi eh, il settore teatro è, è il mio settore, prettamente il mio settore, quello che ho fatto, anche se in maniera varia nella vita, perché abbiamo fatto di tutto nella vita professionale, intendo. E è, in questo senso il mio apporto è un po' quello che volevo... Che, 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 che significa un po' il mio, il mio contributo. Ecco. Eh, dare una, una direzione al, a, a quello che può essere eh, la ricerca teatrale, la ricerca dell'arte recitativa, eh, con, con 30 virgolette, ma ecco, riuscire ad aggiustare un po' il tiro per, per essere in qualche modo non dico concorrenziali ma mh, una realtà che tra tante realtà che offre hangar appunto come centro aggregante aggregativo eh, ci sia anche eh, possa offrire anche una realtà produttiva di un certo valore che possa essere condivisa e mh, perché no vendibile anche fuori dalle mura di hangar Chiaro, chiaro. Comunque, Angaro ormai è una realtà. Io mi ricordo quando abbiamo iniziato <ride> le prime dirette in cui veramente non c'era nulla ancora. Eh, non so neanche se, se esisteva la, la struttura, se era, cioè, noi abbiamo forse iniziato a fare la prima diretta per lanciare quello che sarebbe diventato Angaro proprio. Sì, forse sì. Eh, per cui, in questi anni è cresciuto, è cresciuto tantissimo, e non stiamo facendo questi discorsi. Cioè, adesso ritorniamo un po' sulla programmazione. Ma eh, io credo che eh, per il pubblico che ci sta ascoltando è più importante eh, comprendere quello che è lo spirito di Hangar Teatri, più che la semplice programmazione di quelli di esattamente. Questo. Eh. Per cui veramente mi fa piacere eh, aver fatto questo discorso. Insomma entriamo magari un po' nel, nel particolare però Marco perché è sicuro perché lui ha voglia perché lui ha messo no, ma tutti, um... tutti i vari so. programmi cose. Si è fatto per non dimenticare piantina. niente se no dall'ufficio dopo ma eh, sono completamente d'accordo <ride> so, so cioè, lei... con quello che dicevi perché <ride> la programmazione è frutto di, di questi discorsi cioè, diciamo che eh, non è un, un puro calcolo eh, economico, statistico fare un progetto o più progetti di integrazione con il mondo sloveno di ospitalità internazionale è una fatica nel senso non è scontato che il pubblico non abituato venga però è un percorso che con difficoltà secondo noi va aperto nel senso che comunque la città ha varie eh, nazionalità ha varie estrazioni culturali è, è un, non è una città monocorda questo eh, si dovrebbe rivedere anche nei centri culturali cioè non, non ci devono essere centri culturali eh, con eh, Separati, cioè, ogni comunità ha il suo centro culturale. Eh, anzi, dovrebbero ritrovarsi le varie comunità e noi cerchiamo di far questo con eh, i piccoli primi passetti eh, in modo da confrontarsi, cioè, se no eh, sarebbero camere stagne e c'è poca ricchezza e poca crescita per il futuro. Cioè, eh, noi vediamo molte cose in questa città, eh, potenzialità eh, esprimibili. La città, secondo noi, non è uh, solamente provinciale o oh. per le dimensioni. Ha de 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 delle potenzialità. Uh... Eh, In primis economiche ma anche culturali molto grandi. Usciremo dalla pandemia, dalla pandemia sicuramente le scopriremo tutte queste, queste nuove realtà della città perché st stanno crescendo, cioè sì, nel senso eh. che anche, anche, anche da tutte le persone che stanno arrivando da fuori. Io vedo, sì, ecco, io vedo, un tante, tema. Io vedo tante persone che stanno venendo sì, a vivere a sì. Trieste. E sto conoscendo tante persone che, che sono di fuori e che si innamorate della città, sì. eh, stanno, stanno cominciando a farne Questo a farne. è un grande tema, come ad esempio, l'afflusso dall'Austria dall o, o la, esatto. il gemellaggio con Vienna. Cioè, dovrebbe essere un, un canale preferenziale. Perché Vienna è un centro culturale, a livello europeo, molto grosso. Siamo andati varie volte a vedere, eh, è, è più strano che non ci sia questo, questo flusso scambio continuo tra le due città eh, che, che, che ci sia insomma dovrebbe essere naturale ecco. Marco che poi Elena si incazza ah sì eh, <ride> hai cinque minuti per raccontarmi un po' di cose tanto poi lo sai che è tornata. sì le cose principali che appunto tengo a dire a parte questa collaborazione con il Kino Shiska che produrrà quattro eh, eventi fino a maggio e poi una collaborazione per il Festival Tact che quest'anno si terrà a Roiano ah questa Hai è detto una così? Delle novità che volevo dirvi. Sono mesi che ve me lo chiedono, me lo dici. Ah, Rojano. Tra... <ride> sì. Questa è una delle novità. Grande. Ma, ma ne parleremo con calma perché okay. neanche a Rojano sanno che arriveremo. <ride> Perfetto. <ride> Bisogna vedere se i progetti vengono accettati. Ehm, C'è una bellissima collaborazione con l'Unione dei Circoli Culturali Sloveni che questo weekend produrrà eh, due eventi in particolari particolare ospiteremo il Teatro Matita con uno spettacolo di musica e burattini sulla. Ehm, Leggenda di Martin Carpan e eh, tutto questo in occasione della giornata culturale della cultura slovena, che di solito è l'8 febbraio. È una cosa molto bella: la Slovenia ha un giorno, eh, una festa che è molto sentita. Eh, dedicata alla cultura slovena, che di solito è l'8 febbraio, in hangar sarà il giorno prima con un evento dedicato appunto costruito eh, dall'Unione dei Circoli Culturali sloveni, dove avremo come ospite, eh, mi scuso per la pronuncia, Jernei eh, Sceck. Eh, filosofo, insegnante, pubblicista e traduttore. Parleremo appunto di questa festa, anche con un piccolo, un piccolo festeggiamento appunto, eh, per presentarla ai triestini che non la conoscono, ma per accogliere anche eh, gli sloveni eh, che vivono a Trieste. E dunque questo porterà anche a delle collaborazioni, sono venuti martedì e ci hanno proposto un, un piccolo progetto, non so se è segreto, con il teatro sloveno e tutto qualcosa che si sta muovendo. Lo so. Oltre questo, sempre sulla linea... Questo lo so. <ride> ah, già sai, benissimo. Eh, sono il consiglio d'amministrazione, Qualcosina, insomma, me la raccontano. Ma come è segreto? Mai? Ha detto che è segreto? Forse l'hai saputo prima di noi, allora. <ride> <Sì>. <ride> Probabilmente lo ha deciso, <ride> è ancora peggio. Vai, vai, vai. vai eh, la seconda cosa, sempre su questa linea eh, di ehm, richiamo internazionale, è il primo concorso di... Eh, traduzione di eh, nuove drammaturgie. Non è un vero e proprio concorso di testi drammaturgici, ma di traduzione, per non fare dei doppioni, dei doppioni, dei doppioni, che ce ne sono molti in, in Italia, è proprio eh, dedicato, si chiama Words Beyond e sarà a fine marzo, eh, è dedicato a dei testi di varie nazionalità che stiamo selezionando perché il concorso è già concluso e che poi verranno presentati e ci sarà un premio per il vincitore. Si chiama Words Beyond e raccoglierà testi da Slovenia, Croazia, Austria e Italia. E oltre a questo naturalmente ci sono i spettacoli teatrali che sono alla fine il cuore di quello che noi facciamo e ci sono ospiti molto interessanti tra cui Silvio Castiglioni che porterà La Lucina, eh, un, un suo spettacolo eh, originale. E poi eh, ci sarà un, uno spettacolo dedicato a Mario Mieli di um, uno studio di Irene Serini che siamo molto contenti di poter ospitare per la prima volta in hangar. Perché, come con Fulvio, stiamo cercando di richiamare tutta una certa tipologia di artisti, come ad esempio Spiro, Scimone e eh, Sframeli, che verranno a fare un workshop a fine febbraio per attori professionisti che durerà eh, ben sette giorni. Ah, hanno già mandato curriculum da tutta Italia eh, Spiro, e, eh, Stanno Sframelli eh, e Scimone stanno selezionando eh, i partecipanti che verrà comunicato per questo workshop che si terrà più o meno nella settimana di carnevale dove il teatro va a una pausa proprio per realizzare questo eh, workshop e, oltre a questo mi hanno già detto ma se non si fa il carnevale cioè se, se noi temevamo che ci sarebbe stato un grande festeggiamento visto che eh, c'era la pandemia e dunque abbiamo detto: va bene, facciamo un, uh, fatto, fatto bene. un focus uh, teatrale con uh, questa benissimo. compagnia siciliana. E detto questo, ci sono molti progetti collaterali, tra cui nel Io Amo il lunedì, che come sapete, noi per vivacizzare il terribile lunedì inizio <ride> settimana facciamo. C'è questo progetto che è partito già ad ottobre, invenzione di Valentina Milan e Teo Verdiani eh, che si chiama La Scuola dei Ripetenti. È un progetto che sta dando de dei risvolti molto emozionanti, ci sono dei ragazzi appunto ripetenti di varia eh, natura e ci sono gli insegnanti che si incontrano e il pubblico. Dunque con moderatori Valentina e eh, Matteo, cioè Teo, eh, una volta al mese. Eh, ci sono questi incontri dove si affrontano degli argomenti eh, che riguardano la scuola italiana, con un occhio soprattutto a eh, chi la scuola o l'ha lasciata o ha avuto difficoltà, al disagio che ci può essere anche eh, nel non riuscire a compiere il proprio percorso o nel ritrovarsi negli ultimi banchi. Ecco. Detto questo ci sarebbero molte altri cose da dire, ci sarà ospite Sara setta con Nadia delle Vedove, ci sarà di nuovo le Notti Ground con i nostri amatissimi Baby Gelido, una serata che abbiamo inventato dove eh, c'è un mix tra musica e nuove drammaturgie e, e poi eh, abbiamo intensificato l'offerta per i bambini con due Ottimo. produzioni ogni mese che Benissimo. sono la domenica mattina con Giulia Binali, con Maurizio Soldà, insomma... Eh, fare un po' da um, accentramento anche qua di, di, di vari professionisti che ci sono in città o fuori città. Anche per quanto riguarda il teatro bambini, abbiamo finito il tempo, proprio, anche... ah, finito così eh, sì, poverino, eh, avrò scordato la metà delle questo... cose, ma, ma la... eh, ci tanto siamo to capiti, tornerete eh. tanto <ride> venerdì prossimo ci siete anche quello dopo. Potremmo ah, fare la seconda parte, <ride> potremmo assolutamente farla. No, c'è qualcosa di importante che devi aggiungere, forse Fulvio. No, no, no io ho. Cioè, io... Lui ha detto tutto, io quasi tutto. E va bene così, va bene così. E cerchiamo di, 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 di essere presenti tutti quanti. Non si tratta di concorrenzialità, ma si tratta di eh, compartecipazione. Esatto. E questo è quanto. Esatto, grazie, grazie, esatto, esatto. grazie. Poi, questo lo aggiungo io: la cosa bella di Trieste è che c'è molta collaborazione tra i teatri, per cui è questa cosa che eh, anche Angar si è entrata nel circuito dei vari teatri stabili. L'ho visto nella conferenza stampa dell'altro giorno, in cui in qualche veste hanno partecipato un po' tutti, ah. dal teatro stabile Rossetti al Miela al teatro stabile sloveno. Quindi, meglio di così. Di Parco. Eh, sì, eh, forse nascerà una piccola collaborazione col Teatro Miela per quanto riguarda eh, la commemorazione di, di Vitaliano, e Trevisan, Vitaliano Trevisan eh, che è scomparso purtroppo il 7 gennaio scorso. E pensavamo di fare una mh, è brutto dire commemorazione, però una serata in suo nome visto che qui aveva tanti amici, eh, compreso io. <ride> e la, penso che la metteremo, sì, la, la, propo la proporremo per, la, per aprile. Bene. bene, ottimo. Bene, bene, bene. Ragazzi grazie infinite eh, noi ci tanto ci appunto ribadisco, eh, ci vediamo prestissimo per eh, la presentazione dei singoli spettacoli e eh, io e te Fulvio prima o poi ci vedremo anche fuori da qui dai Sì, sicuramente, sicuramente. <ride> contaci dai scherzo grazie infinite, eh, a fra poco alla con... a, a tra poco parliamo di cinema parliamo della nuova edizione della stagione del racconto anni sì, anni, anni sta sempre lì a prendermi in giro. Alza questa, abbassa quella, ma non sei in grado di fare queste cose. Ma guarda te, ho capito, ma io, lo, io, lo, fa io lo faccio più. Allora, aspetta, che qualcuno mi sta dicendo che mi devo spostare nella figura eh. di, del mitico Adam. Che eh, sta sempre attento, eccoci, mi ha dato il segnale di ok. Mi sta lo... sempre attento a quello che facciamo, a quello che non facciamo. Stavo dicendo che Adam Viezzoli, eh, alias eh, Ludovico Triestino, eh, è sempre molto attento a quello che faccio, mentre ti ho visto in grande difficoltà in Ma questo Ma perché momento. io non lo faccio mai per quello. <ride> è per, è, è, sei tu quello che, che gestisce il mixer di solito, sei tu quello che deve sapere le cose. Allora, non vi rubo altro tempo perché abbiamo un grande amico, una persona, anche... cioè oggi veramente sono di revival insomma, eh, infatti, io e Francesco esatto. ci conosciamo dalla bellezza di 40 e passa anni, vabbè, credo, vabbè. una roba di questo genere, eravamo veramente bimbi quando abbiamo cominciato e che bello ritrovarci qua. Esatto, parliamo <ride> della stagione del raccolto che è già ripartita in realtà con, una prima, con un primo appuntamento che andrà avanti, adesso lo, lo diciamo quando e come, e ne parliamo con Francesco Mosetti d'Enri che è uno dei due eh, ideatori di questa, di questa stagione del raccolto, di questa rassegna cinematografica. Ecco, buongiorno a tutti i radioascoltatori, <ride> e grazie anche, ciao a... Giuliano e Alian, e appunto, come diceva vecchissimi amici che poi ogni tanto riusciamo a incontrarci e che prima o poi riusciremo a fare... Alan, organizza te una serata. Bene, facciamo una serata tutti assieme. D'accordo, sarà fatto. Oh, là. Un dopo cinema, quindi... Esatto, un dopo esatto. cinema. Dai, vieni una domenica a vedere un film e poi a fine film. Fatta, eh... fatta, fatta. Decido ah. il film, parlatene. Perfetto. <ride> allora, eh, ritorniamo con la stagione del raccolto, ritorniamo in presenza dal momento che insomma i cinema hanno riaperto e quindi si ricomincia. E, insomma, dici un po' cos'è la stagione del raccolto? Faccio il classico, ehm, la classica cosa radiofonica per cui faccio finta di non sapere cos'è. In realtà lo so benissimo, <ride> ma vorrei che lo dicessi tu. Insomma. Benissimo, la stagione del raccolto è proprio questa rassegna cinematografica nata ormai nel 2004. E che è una rassegna che ha l'obiettivo di cercare di mh, usci far uscire dagli stereotipi eh, sull'invecchiamento attraverso lo strumento cinematografico. Eh, è un'iniziativa eh, nata appunto nel lontano, nei lontani anni 2000, proprio perché avevamo. Mh, Visto affrontando poi sempre la tematica dell'invecchiamento, che co come sappiamo benissimo eh, Trieste è uno dei laboratori eh, naturali di questo eh, percorso, e avevamo visto come mh, vivessero estremamente, in maniera molto forte, stereotipi. Eh, il vecchio è eh, cattivo, <ride> il vecchio è tra virgolette rompiballe, mm -hmm. eh, il vecchio è sempre malato. Esatto. Eh, e quindi, mh, nel lavoro quotidiano, avevamo cercato di mh, trovare uno strumento che potesse aiutare tut tutta la cittadinanza, quindi anche già dalle eh, generazioni più giovani a capire meglio qual è il processo dell'invecchiamento. E quindi abbiamo pensato che con il cinema poteva essere uno strumento adeguato perché puoi avvicinarti eh, in maniera delicata, non necessariamente attraverso Uh, teorie e, e magari mh, situazioni così che, 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 che la persona può sentirsi anche a disagio. Il cinema è, è un momento bello, un momento di comunità, un momento in cui stai assieme ad altre persone, mm -hmm. e adesso che si può esatto. <ride> esatto. No, ma anche soprattutto, insomma, il cinema può anche eh, aiutare a forse a immedesimarsi molto di più nelle situazioni rispetto a semplicemente il Uh, magari l'esperto che ne parla in modo freddo e e magari qualche volta vuoto e retorico invece in questo modo qua si, si riesce a far provare dell'empatia agli spettatori alle persone che arrivano eh, in sala a vedere questa cosa qui e quindi, se, quindi forse il messaggio arriva addirittura molto, molto meglio ma, assolutamente, noi pensiamo che ognuno di noi eh, non lo sa ma nei primi anni della propria vita assume uno dei sensi dei contenitori dei sensi come preferito quindi tra di noi possiamo essere delle persone che sono prevalentemente, prevalentemente uditive, alcune sono prevalentemente visive, altre sono più cinestesiche. E' mm -hmm. un meccanismo così, per cui noi riceviamo le informazioni dal mondo preferibilmente attraverso questo senso, che è quello poi che ci fa scoprire il mondo, questi nei primi giorni della nostra vita. È chiaro che a priori non sappiamo qual è il nostro senso preferito. Eh, a scuola mh, qualcuno di noi era più bravo, per esempio, a, eh, ad ascoltare l'insegnante e quindi, eh, che di solito erano i più fortunati perché non occorreva tanto che studiassero perché rimaneva tutto nella memoria. Altri di noi avevano bisogno di fare degli schemi e quindi rappresentare diciamo, le nozioni attraverso eh, qualcosa di visivo. Gli altri dovevano mettersi in gioco e mm -hmm. quindi a, eh, utilizzare in qualche maniera le proprie emozioni, il proprio corpo per provare, devo, per capire devo prima provare. Ecco, nel cinema succede tutto questo. Mm -hmm. Il cinema ti permette di eh, vivere il momento attraverso l'emozione, attraverso il senso preferito tuo. Chiaro. Perché sei investito attraverso i suoni, attraverso le immagini, attraverso anche l'ambiente, perché l'ambiente buio, accogliente di un cinema, ti riporta molto spesso, viene data questa interpretazione un po' freudiana, ma eh, ti riporta nel ventre materno, quindi mm -hmm. ti permette di emozionarti di più rispetto a situazioni della vita quotidiana. Chiaro, forse magari anche senza, senza poi andare proprio fino a quel, a quel punto lì, già banalmente ti isola da quello che è il mondo frenetico contemporaneo, per cui hai sempre quella cosa che sì, posso anche vedere il film sul computer, però il telefono che suona, il cellulare, il gatto che cammina, una cosa e l'altra, mentre invece eh, il, um, il, la sala cinematografica, essendo buia, essendo dedicata solo a quello, riesce a dare un'immigesimazione molto maggiore. Ha una concentrazione anche maggiore. Assolutamente. Poi nel cinema, appunto, essendo buio, è un po'. Cioè siamo in una comunità, ma anche possiamo permetterci di isolarci in qualche maniera. E possiamo permetterci di eh, vivere delle emozioni che normalmente, magari la cultura, non ci permette di eh, esporle così pubblicamente. Penso a, a noi. Maschi <ride> che abbiamo sempre difficoltà il pianto, per Chiaro, esempio, sì, sì, esatto. e mentre invece emozionarsi davanti a un film, eh, eh, anche se abbiamo delle lacrime che scorrono sul viso, non c'è nulla di che vergognarsi. E là ce lo permettiamo molto di più. No, no Esatto, infatti, eh, quindi eh, come funzionano un po' questi, questi, questi incontri, cioè queste, le proiezioni? Perché non è la, la sola proiezione, basta, non è semplicemente che le, le persone vengono, vedono il film e poi se ne vanno. C'è qualcosa? Da aggiuntivo che, che, che quello che fa anche un po' eh, la, la stagione del raccolto, Ma insomma. Assolutamente in primis è la selezione dei film. Chiaro. è una selezione che dura, cioè finita la, la, la proiezione la rassegna, incominciamo già a, a, a selezionare come sai benissimo esatto. i film, quindi a vedere quale quali possono essere i prossimi film da proporre nella stagione successiva. Quindi c'è una selezione, c'è una visione dei film, e perché in questi film dobbiamo trovare mh, intanto la bellezza, Chiaro. che è fondamentale, perché deve essere un bel film, poi deve trasmettere un, uh, un messaggio in, in chiave positiva. Eh, Esatto. Più, cioè, più... Deve, toccare, deve toccare dei temi importanti, perché si toccano dei temi come anche la vedovanza, anche il sesso in età anziana, mm -hmm. e, mh, anche la malattia talvolta, il rapporto tra le generazioni è fondamentale, ma deve essere visto sempre poi con una chiave positiva. Esatto. Nel corso degli anni abbiamo scartato diversi film che magari potevano andare bene per la rassegna ma che non avevano questo messaggio, cioè che erano, scusami, che erano dei bei film eh, oggettivamente ma che appunto non avendo questo, questo tipo di messaggio non andavano bene per, per i fini di, di, della rassegna, insomma. Poi appunto dopo la selezione viene preparato, diciamo, questo percorso perché anche poi la sequenza dei film all'interno dell'annualità dell della rassegna ha un, un suo senso, no? quindi cominciamo per esempio, abbiamo iniziato il 16 gennaio quest'anno mm -hmm, con un certo. film eh, apparentemente molto piacevole, un film della riedizione della storia di Stanley Olio, esatto, sì. quindi inizi con qualcosa che ha un richiamo così molto eh, dolce, piacevole, no? e, e poi magari nel corso della rassegna... Eh, affronti delle tematiche uh, leggermente più magari impegnative. Mm -hmm. Esatto, infatti vedo già che poi il... Eh, ed entriamo un po' nel, nel programma domenica 13 febbraio, che sarà il secondo appuntamento, si parla dell'ospite d'inverno, il film del 97 di Alan Rickman, e in cui si parla di, di vedovanze, insomma. Assolutamente, non solo, un bellissimo film che sottolinea anche il rapporto che ci sono tra le generazioni. Qua I tre protagonisti sono in particolare una, una madre eh, che è anche nonna e una figlia e il nipote. Quindi ci sono le tre generazioni, le relazioni tra le tre generazioni e, e, e non solo è interessante vedere in questo film eh, rendersi, eh, rendersi consapevoli che molto spesso... E I nostri bisogni, o quelli che noi pensiamo siano i nostri bisogni, sono possono essere completamente diversi e anche all'opposto rispetto ai bisogni delle persone, i nostri cari, delle persone che abbiamo di fronte. Esatto. E... E questo sembra una banalità, ma una banalità non è, no, no, infatti. Perché sempre noi vorremmo, per esempio, che i nostri genitori fossero sempre eh, i nostri genitori, anche quando c'è la malattia, mm -hmm. che fossero sempre attivi, che fossero sempre le persone che possono accudirci. E questo purtroppo la vita porta invece a, a un altro percorso. No, no, chiaro, anche banalmente che, che fossero sempre le persone che, che siamo abituati a conoscere, insomma. E fammi fare ancora un, un piccolo passo indietro, perché eh, dove volevo arrivare prima era che eh, dopo il film c'è ogni volta un, una piccola discussione assieme a comunque un esperto che può essere eh, un esperto della materia quindi magari eh, essere qualcuno che affronta eh, quotidianamente le tematiche dell'invecchiamento o magari un, uh, un esperto di cinema con cui parlare del film che si è appena visto assolutamente eh. sì, grazie anzi di questa sottolineatura fondamentale Alan eh, la cosa che chiediamo all'ospite che invitiamo ogni volta è quello di essere presenti con noi nella sala cinema quindi di vedersi e gustarsi il film, che l'avrà anche già visto precedentemente, perché molto spesso eh, viene fornita una copia, per cui lo guarda, si lo studia, però lo invitiamo a essere lì presente, perché poi le emozioni appunto, che, eh, che vivi nel guardarti un film da solo a casa col computer e vederlo nella sala sono completamente diverse. Quindi, imponiamo questo, e eh, dolcemente lo imponiamo, però è una nostra richiesta, dopodiché assieme si cerca di sviscerare quelli, quegli aspetti eh, più importanti che il film può aver tracciato con la finzione filmica, eh, delle, de, degli aspetti che poi possono riportare in ognuno degli spettatori una riproiezione rispetto alla propria vita e assieme a questi, a questi ospiti che di volta in volta eh, chiediamo, ci sono alcuni che sono ormai eh, nostri amici, che da tanti anni eh, rinvitiamo perché hanno anche un notevole successo con, con tutti gli spettatori, e eh, chiediamo appunto di provare a, a descrivere il film dal punto di vista emozionale, cioè che, che cosa ha lasciato a loro quel film. E, e da là si innesca poi il, il dialogo, il dibattito coinvolgendo anche il pubblico assolutamente è una cosa fondamentale e coinvolgere il pubblico perché è un momento di anche lì di dopo la, aver sedimentato, aver visto il film molto spesso ci sono delle curiosità, ci sono degli aspetti che sono molto personali esatto. e, che, che, e che lì eh, abbiamo la possibilità così di, di di, di far venire fuori, di esatto, fare sì, di, di raccontare, infatti. Ehm, allora, fammi dire una cosa ancora eh, pregressa. L'altro giorno parlavo con Mauro Kautzer, Mauro Kautzer che è l'altro eh, ideatore assieme a te eh, della rassegna. Che comunque mi, dice, mi raccontava che la, la prima proiezione, quella di, di domenica 16 gennaio, è andata molto bene per quanto riguarda la presenza in sala. Ovviamente non sono i numeri che, che si faceva pre-pandemia, ma in questo momento nessun cinema e nessun teatro fa quei numeri, però comunque eh, c'è stata una fortissima presenza di pubblico. Sì, assolutamente. Devo dire che ormai eh, è diventata proprio un qualcosa, un appuntamento che le persone eh, aspettano di anno in anno. Eh, e quindi anche l'appuntamento del 16 gennaio che noi immaginavamo eh, andasse quasi deserto, invece sorprendentemente eh, ci siamo trovati la sala eh, eh, praticamente piena. Quindi ha dato veramente grande, grande soddisfazione, anche perché. Soddisfazione perché teniamo presente che questo tipo di, 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 di iniziativa eh, per lo spettatore è completamente gratuita. Esatto, sì. E, 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 e quindi essendo gratuita è, è un'iniziativa totalmente benefica. <ride> è e, vero, esatto. e, e anche chi ci lavora è totalmente volontario. Mm -hmm. E quindi è una fatica doppia perché non, non sei compensato anche <ride> economicamente, è una fatica doppia e trovare invece la risposta da parte degli spettatori, la soddisfazione e la partecipazione è il più grande grazie che si possa ricevere chiaro allora io mi concentrerei ancora sull'appuntamento del 20 febbraio eh, perché poi mi sa che, che arriveremo a, a ridosso della fine eh, il 20 febbraio sarà il, allora, il prossimo appuntamento è domenica 13 domenica 20 ci sarà un ulteriore appuntamento sempre alle ore 16.30 al teatro miela così diciamo anche un po dove e quando ci, ci, trovi, ci trovano e, e trovano la rassegna gli spettatori con book club tutto può succedere che oltre a Presentare appunto questo club del libro eh, di persone appunto di, di, di signore non più ehm, giovanissime se vogliamo, e anche l'occasione per presentare quello che è stato il libro che è venuto fuori da a partire proprio dalla rassegna. Perché? Perché ne parleremo con eh, l'editrice del, del libro e, e quindi insomma faremo proprio la presentazione ufficiale di questo libro. Difatti, perché poi una cosa è le coincidenze così, diciamo anche astrali per certi sensi. L'anno scorso, è che non abbiamo potuto fare eh, la rassegna per ovvi motivi di restrizioni eh, pandemiche, e non ci siamo fermati. Esatto. <ride> e, e quindi, nel lavorare e poi nel, nel lasciare traccia con questa rassegna, che, 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 ha, che ha incontrato centinaia e centinaia di film, siamo riusciti a a costruire questo manuale assieme a te, e anche Alan, che è giusto anche che eh, questo venga detto assieme ad Alan, assieme al sottoscritto e a Mauro Kauzer con l'editrice da Perro siamo riusciti a costruire diciamo questo chiamiamolo manuale anche perché è un libro di facile lettura che può essere utilizzato da chiunque proprio per entrare in una stagione del raccolto, eh, no? esatto, cioè, dopo sì. una vita di semina arrivi alla stagione del raccolto con maggior consapevolezza esatto, abbiamo raccolto buona parte dei film che sono passati in questi anni nella stagione del raccolto. C'è una piccola. Per ogni film c'è una piccolissima scheda introduttiva mia sul, sul film, e poi una scheda vostra che, che dice appunto perché quel film può essere utilizzato per imparare a essere dei. insomma, a, ad avere una stagione della maturità un po' più consapevole. Assolutamente, questo, questo libro, infatti, viene presentato poi al Miela davanti a tutte le persone che ci hanno seguito in questi anni, e quindi vuole anche così un, un, un regalo, un ulteriore regalo a loro, eh, per, per la fiducia eh, che ci hanno eh, affidato. E, eh, e quindi viene presentato questo libro, co, libro con, le, con la casa editrice. Che, che poi tra l'altro le due ehm colleghe, chiamiamole della casa editrice saranno anche poi le ospiti che commenteranno il film esatto. eh, che guarderemo assieme, quindi sarà una giornata veramente speciale quella del 20 febbraio esatto, noi siamo arrivati in chiusura, io ricordo lo, lo faccio io, scusami così um, eh, acceleriamo un attimo i tempi poi eh, cito solo i prossimi appuntamenti che sono domenica 13 marzo con The Wife Vivere nell'ombra, che è un film bellissimo sono tutti bellissimi, ma insomma eh, poi anche ognuno di noi ha i propri Personali gusti, domenica 20 marzo, Appuntamento al Parco, e domenica 10 aprile, le, Il Corriere, il film di Clint Eastwood. Sono tutti a partire dalle 16.30 al Teatro Miela. Eh, ingresso gratuito. Uh, direi che abbiamo finito per questa puntata. Sì, siamo in conclusione. Siamo in conclusione, io ringrazio tantissimo Francesco Mosetti per essere venuto con noi a parlare della stagione del raccolto. Per tutte le informazioni, io rimando al sito del Teatro Miela, che è semplicemente miela.it, là trovate le, le informazioni, le date, gli orari e tutto quanto. Grazie grazie a voi perché è sempre un piacere e ci vediamo in sala grazie Francesco noi, eh, io vengo a vedere la presentazione del libro sicuramente poi verrò anche a vedere gli altri film perché sono tutti bellissimi assolutamente Perfetto. prossima settimana eh, non tu ci non sono. ci sarai, io ci sarò con Diego Mann e due sorpresone proprio no veramente una puntata strepitosa e la possiamo fare solamente perché te non ci sei no se sto scherzando <ride> buon Berlino, noi andremo grazie. in onda con due speciali eh, durante, la, dura, durante la, la settimana e poi il venerdì eh, 18, 18 noi faremo una puntata speciale su Berlino. E eh, l'ultima cosa non la posso dire. Eh. Eh.